RAL. Se mi va bene tra i 70 e gli 80. 36K. Intorno ai 50K. Lo scorso anno ho intervistato i ragazzi a Milano per scoprire quanto guadagnano. Ho deciso di rifare il video a distanza di un anno per intervistare più persone e questa volta fare delle domande esatte uguali per tutti, in modo da raccogliere i dati in maniera più corretta. Prima cosa, ovviamente, lo stipendio annuale lordo. 26.000. 24K. 32.000 circa. Per non incorrere in incomprensioni, ho chiesto a tutti quanti la RAL, cioè la retribuzione annua lorda, nel caso fossero dipendenti. Invece, se erano liberi professionisti, ho chiesto semplicemente il fatturato. Dammi anche due info sul fatturato, dai. 300.000 l'anno scorso. Chi di voi non lavora o non è un dipendente mi chiederà: sì, ma dato una certa RAL, quanti soldi mi rimangono in tasca in busta paga? Tecnicamente è un calcolo che varia da persona a persona in base all'età, ai figli e carico, un sacco di altre cose, anche il comune. Però per chi lavora a Milano, tendenzialmente una RAL di 30.000 euro annui corrisponde a 1.800 euro al mese più la tredicesima, contributi, ferie pagate, malattie e tutto il resto. Con una RAL invece di 50.000 euro siamo più o meno sui 2.500 euro al mese, con tredicesima e tutto il resto. Seconda domanda, ovviamente, cosa fai? Delivery di pizza e sushi. Faccio vendite in una startup. Faccio consulenza IT. Terza domanda, importantissima, il settore. È una società di consulenza, si occupa di sviluppo e-commerce. Allora, un motore di ricerca di voli online. Un'azienda nel mercato dell'energia. Dopodiché ho chiesto il ruolo in azienda. E qua nello scorso video è il putiferio, perché in tanti si sono lamentati che tutti quanti avevano nome in inglese. O dicevano: ah, guarda questi scemi che hanno il nome in inglese, tutto altosonante, e poi guadagnano poco. Data scientist in una startup. Faccio l'account manager. Digital analytics. Se volete però che io faccia un video solo con le professioni tradizionali, con i nomi rigorosamente in italiano e facili da comprendere, chiedetemelo, farò un video quanto ci guadagna con le professioni tradizionali. Comunque, ho chiesto il ruolo. Business analyst. Project manager. Stagista in marketing and communications. Ah, e ovviamente queste persone di nuovo facevano parte della mia community. Anche questa volta li ho convinti con uno spritz. Quindi non è un campione perfettamente rappresentativo dei lavoratori di Milano, però secondo me ci siamo quasi. Ovviamente tantissime persone lavorano nel digitale, anche perché ormai tutte le professioni hanno un aspetto digitale. Comunque, dopodiché ho chiesto la seniority, che è un aspetto importantissimo, cioè da quanti anni si lavora in quel ruolo o comunque in azienda. 2 anni. Un anno e mezzo. Un anno. Nello scorso video ho intervistato persone che lavoravano tipo da un mese alcune volte, ed è ovvio che lo stipendio era il minimo indispensabile perché avevano letteralmente appena iniziato a lavorare. Per certe professioni bastano anche pochi anni di esperienza per vedere lo stipendio crescere molto, e questo l'abbiamo visto nello scorso video. Quelle poche persone che avevano tanti anni di esperienza avevano una RAL strepitosamente più alta degli altri. È oltre 100.000 euro. Tra i 55 e 75K. E lo rivedremo anche in questo video. Dopodiché ho chiesto il livello di istruzione. Scuola superiore. Quasi diploma, sono all'ultimo anno. Triennale, magistrale in pausa. Cioè, per capire quanti di questi avessero il diploma o la laurea o il dopo la laurea, per capire un po' quale fosse il livello. Anche perché, come abbiamo visto, tanti lavori ben pagati sono anche fatti da diplomati o persone che hanno fatto corsi specifici e non per forza laureati. La laurea è fondamentale in tante professioni, in altre no. Tutto qua. Infatti, per esempio, se si vuole semplicemente entrare nel mondo del lavoro, per moltissime professioni digitali è molto più importante quello che si sa fare e i progetti personali. E infatti lo sponsor di questo video, lo era anche dello scorso video dei guadagni, è Start to Impact, cioè una delle principali scuole di formazione online per formarsi e trovare lavoro nel digitale. Offre l'offerta di master più ampia nelle professioni digitali: digital marketing, sviluppo web, UX UI design, data analysis, data science e blockchain. Ad oggi 2000 tra startup, agenzie e grandi aziende hanno assunto i loro studenti. Se volete scoprire quali sono le professioni digitali più richieste, andate in descrizione, perché troverete un report fatto da Start to Impact. Andate in descrizione e ne parlerò anche più avanti nel video. E poi, come ultima domanda, ho chiesto ovviamente se questo lavoro fosse soddisfacente e bastasse per vivere a Milano. Di nuovo qua putiferio, perché nello scorso video alcuni si sono detti soddisfatti ma non riuscivano a vivere a Milano. Questo perché la domanda era un po' tricky. Nello scorso video ho chiesto se si ritenessero equamente ricompensati. E per adesso sì, dai. Abbastanza. Diciamo di sì. E questo magari trae in inganno, perché magari alcuni hanno risposto in base al mercato. Cioè, so che le persone guadagnano in media così, che è poco. Se anch'io guadagno così mi sento equamente ricompensato. Questa volta, per sicurezza, per non cadere di nuovo in incomprensioni, ho chiesto se sei soddisfatto, così non ci si sbaglia. Al momento sì. Sì, abbastanza. Sì, sì, molto. Bene, partiamo col primo giro di interviste che ho fatto in Duomo, sotto al mio ufficio. Siamo qua con Simone. Simone, cioè, famoso youtuber. Stipendio lordo 2.500 euro al mese. Che ti autostipendi però. Sì. Dammi anche due info sul fatturato, dai. 300.000 l'anno scorso. Di cosa ti occupi? Ho una casa di produzione video e faccio il content creator su YouTube. Settore? Pubblicità, contenuti per il web, sia da una parte che dall'altra praticamente. Il tuo ruolo in azienda? Co-founder dell'azienda e gestisco tutta la parte di direzione della fotografia e parte video. Seniority, quindi da quanti anni lavori in questo campo? Sono 3 anni di società e 11 anni di partita IVA come fotografo e videomaker. Livello di istruzione? Scuola superiore. Tu lavori inerente a ciò che hai studiato? Ho fatto grafica pubblicitaria, fotografia, una roba del genere. Sei soddisfatto? Sì. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Ah, è utile, perché la pubblicità serve sempre, quindi sì. Con chi siamo? Francesco. Stipendio annuo lordo? 26.000. Cosa fai? Faccio il consulente in una società di consulenza. Grande o piccola? Abbastanza grande, stiamo
stiamo crescendo. Ruolo? Project manager. Seniority? Junior. Lavoro in questo campo da un anno e mezzo. Livello di istruzione? Magistrale, due lauree diverse, economia e scienze politiche. E ora sto per iniziare un master di primo livello. Quello che hai studiato ti serve ed è inerente al tuo lavoro? Più o meno sì. Sto per iniziare un master in big data e intelligenza artificiale perché vorrei più spostarmi su quel campo. E sei soddisfatto del tuo lavoro in questo momento? Soddisfatto, ma vorrei fare di più, quindi stiamo cercando un pochino di migliorare. Impatto nel mondo? Positivo, secondo me abbiamo il dovere noi di utilizzare appunto questa trasformazione sia digitale che un po' ecologica a nostro vantaggio. Ti basta arrivare a Milano? Non come vorrei al 100%, stando attento sì. Con chi siamo? Leo. Stipendio annuo lordo? 24K. Perché azienda? È una società di consulenza, si occupa di sviluppo e-commerce. Il tuo ruolo? Front-end developer. Seniority? Junior. Da quanto tempo è che lavori in questo campo? Un anno. Livello di istruzione? Diploma, poi ho fatto un corso di formazione. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Ni. Aspetti positivi e aspetti negativi dell'e-commerce, voglio dire. Riesci a vivere tranquillamente a Milano? Ti direi sì, con lo stipendio che ho sì. Con chi siamo? Leonardo. RAL? 32.000 circa. Cosa fai? Lavoro in una banca e mi occupo di prodotti finanziari e assicurativi. Ruolo? Si chiama gestore privati. Praticamente lavoro a contatto con il cliente che viene lì, vorrei fare questa polizza oppure vorrei fare questo investimento, PAC, piano di accumulo. Da quanto tempo lavori in questo campo? Da un anno circa, ma qui a Milano da 2 mesi. Cosa hai studiato? Laurea triennale, spero a breve magistrale, manca la tesi. E quello che studi è inerente a quel tuo lavoro? Sì, ho fatto management, quindi direi di sì, abbastanza. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Al momento sì. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Se il cliente che viene da me poi torna ed è soddisfatto, sì. Non rifili i prodotti fuffa? No. Riesci a vivere tranquillamente a Milano? Da solo, fare un po' fatica, in due abbastanza bene. Con chi siamo? Gabriele. Stipendio? Poco meno di 10K. Di cosa ti occupi? Faccio delivery di pizza e sushi. Da quanto tempo è che lo fai? Da qualche mese, sì. Livello di istruzione? Sto ancora studiando al liceo scientifico. Quasi diploma, sono all'ultimo anno. Sei maggiorenne? Sì. Quello che hai studiato è inerente al tuo lavoro? Direi di no, mi serve soltanto per mettere da parte qualche soldino. Sei soddisfatto di questa attività che fai? Sì, per me, a livello personale sì, sì. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo fare il rider? A livello sociale sicuramente sì, perché ovviamente è una cosa che fa molto comodo. A livello ambientale sni, perché ovviamente girando in macchina non è una cosa che fa. 10K ti abbassano proprio ora a Milano? Considerato che vivo con i miei, sì. L'ultima domanda sull'impatto nel mondo non è a caso, non è paracula, ma ha un senso. Infatti non basta avere un bel lavoro ben pagato per essere felici, ma spesso si vuole sentire che il proprio lavoro abbia un impatto nel mondo o che quantomeno serva a qualcosa. Infatti ogni progetto pratico dei Master di Startup Impact è personalizzabile su uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dalla crisi climatica alla parità di genere, per comprendere anche come il proprio lavoro nel digitale possa avere un impatto positivo per il mondo. Con chi siamo? Marco. RAL. 36K. Di cosa ti occupi? Faccio vendite in una startup. Settore della startup? HR Tech. Da quanto tempo lavori in questo campo? Da 2 anni. Livello di istruzione? Ho una laurea magistrale in ingegneria. Ingegneria gestionale? Ingegneria dell'autoveicolo, meccanica. Quindi non inerente a quello che stai facendo? No. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì. Pensi che abbia un buon impatto sul mondo? Ni, impatto sul mondo no, risolve tanti problemi a tante persone, quindi... Quindi un buon impatto, diciamo. Un buon impatto, meglio. Quello che guadagni ti basta per vivere a Milano? Sì, giusto, appena per vivere a Milano e ogni tanto fare qualche weekend fuori. Con chi siamo? Roberta. RAL. Circa 30K. Che fai? Lavoro in banca, mi occupo di aziende. E da quanto fai questo mestiere? 2 anni. Cosa hai studiato? Ho studiato psicologia, ora ho una mezza laurea in economia, scienze bancarie, assicurative. Mezza che vuol dire? Che ancora non è completa. È in corso? È in corso. Quello che hai studiato è inerente a quello che fai adesso? Diciamo la psicologia mi serve a livello commerciale, economia invece mi serve a livello procedurale. Sei soddisfatta del tuo lavoro? Sì, abbastanza. Ti basta per vivere a Milano? Sopravvivere. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Sì, assolutamente, quello sì. Con chi siamo? Carlo. La tua RAL? 29.000. Il tuo ruolo, cosa fai? Faccio consulenza IT, supporto alla revisione di bilancio, dai. Il tuo ruolo preciso? Il mio ruolo appunto è andare a fare dei test, dei controlli sulle aree rilevanti del bilancio, però che involvono parte IT. E da quanto ti occupi di questo settore? Da un annetto, perché prima mi occupavo di licensing, quindi un po' più IT, ma non mi piaceva, quindi ho cambiato. Sempre in consulenza. Livello di istruzione? Ho la magistrale di economia, quindi 3 anni più 2 anni. Quello che hai studiato è inerente a quello che fai adesso? Sì, ma non troppo, nel senso potevo fermarmi alla triennale. Ti sei soddisfatto di quello che fai? Sì, dai, per ora sì. Pensi che abbia un buon impatto sul mondo? Sì, qualcuno deve pur farlo. È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Quello che guadagni ti basta per vivere qua a Milano? Vivo con i miei, quindi sì. E se non vivessi con i tuoi? Non metterei niente da parte, però mi basterebbe. E ora metti da parte? Sì, sì, qualcosa sì. Cioè tutto, perché non ho spese fisse. Con chi siamo? Gerson. RAL. Intorno ai 50K. Di cosa ti occupi? Sviluppo software. Per quale azienda? Allora, un motore di ricerca di voli online. Sviluppatore front-end, back-end? Front-end. E da quanto ti occupi di questo? 7 anni più o meno. Livello di istruzione? Laurea triennale. In cosa? Informatica. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, 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 sì. Pensi che abbia un buon impatto sul mondo? Assolutamente sì, penso che in generale la tecnologia ha un buon impatto, poi sta a noi saperlo usare nel modo giusto. Aiuti le persone a comprare
voli più economici. Velocemente, sì. Quello che guadagni ti basta vivere qua a Milano? Sì, sì, assolutamente sì. Con chi siamo? Con Federico. RAL. Allora, sono un freelance, quindi RAL è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco. Sono in partita IVA da qualche mese, dai 1200 ai 1500, lavorando iper part-time. E cosa fai con questa attività da freelance? Faccio ripetizioni online, collaboro con un'accademia internazionale e quindi sono specializzato in test ingresso online, poi anche materie universitarie come statistica, econometria. Livello di istruzione? Triennale, magistrale in pausa. In cosa? Triennale ho fatto economia e statistica in Bocconi e magistrale avevo iniziato economia per arte, cultura e comunicazione. Quello che hai studiato è inerente a quello che fai? Quello che io ho studiato mi permette proprio di avere una fonte di guadagno che altrimenti non potrei avere. Ti soddisfa il lavoro che fai? Sì, 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 aiuti le persone. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Beh, certo, certo, è una cosa che mi gratifica un botto. Quello che guadagni ti basta per vivere a Milano? Vivo con mamma, ciao mamma, la ringraziamo. Quindi cioè non ho spese vive che non siano quelle dell'artista, e ce ne sono un botto, soprattutto quando tu devi produrre musica, ragazzi, costa un casino. Cantaci un pezzo tuo. E non mi interessa niente, non mi interessa, mi guardo le spalle, attento alla testa, non sei invitato alla mia festa, la vita non è mai stata una siesta, ho capito che per vivere bisogna rubare, perdere il cuore fino a star male, eliminare i punti deboli, vita in trincea, diventare come l'Ebola, una piccola idea. Con chi siamo? Virginia. RAL. 38K, ma sono in apprendistato. Ruolo? Risorse umane. Per quale azienda? Un'azienda nel mercato dell'energia. Da quanto tempo è che fai questo lavoro? In questa azienda pochissimo, sono qui da 4 mesi. In HR da un anno. Livello di istruzione? Magistrale in International Management. Quello che hai studiato è inerente a quello che fai adesso? Direi di sì. Sei soddisfatta del lavoro che fai? Sì. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Beh, credo di sì, alla fine siamo il punto di incontro tra le persone e l'azienda, quindi sì. Quello che guadagni ti basta per vivere a Milano? Sì. Allora, con chi siamo? Gerald. RAL. 24K. Cosa fai? Consulente aziendale. In che settore? Digital transformation. Vuol dire trasformare le aziende normali in digitale? Esatto, la mia azienda. Okay. Il tuo ruolo? Business analyst. Da quanto tempo lavori in questo campo? Un anno. Livello di istruzione? Laureando magistrale, devo ancora scrivere la tesi. Quindi lavori part time? No, no, full time. Quello che stai studiando è inerente al tuo lavoro? Sì, ho studiato governo e direzione impresa, quindi sì. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, sì, molto. Il tuo lavoro secondo te ha un buon impatto sul mondo? Indirettamente sì. Quello che guadagni ti basta vivere a Milano? È il giusto. Vivi da solo? No, insieme ad altri 4 inquilini. Con chi siamo? Michele. RAL. Non ce l'ho, solo 1000 euro netti al mese. Perché? Di cosa ti occupi? Sono uno stagista in marketing and communications. Settore dell'azienda in cui lavori? Studio legale internazionale. Ruolo? Stagista in marketing and communications. Da quanto tempo è che fai questa cosa? 3 mesi. Livello di istruzione? Laurea magistrale in lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. Quello che studi è inerente al tuo lavoro attuale? Pochissimo. Sei soddisfatto del tuo lavoro attuale? A tratti. A tratti, sono stagista, vorresti essere un non stagista? Esatto. Lo sarai mai il non stagista? Non credo. Cosa vorresti fare? Mediatore linguistico. Pensi che comunque questo lavoro abbia un buon impatto sul mondo? Dipende dai post che pubblichiamo. Quello che guadagni ti basta per vivere a Milano? Sì. Sei un abile risparmiatore? Assolutamente sì. Con chi siamo? Matteo. RAL. 40K. Cosa fai? Azienda di sicurezza informatica. Sono un penetration tester. E tu testi le penetration, che vuol dire? Nel senso che penetro le aziende e vedo se sono sicure. Da quanto tempo è che lo fai? Un anno. Livello di istruzione? Specialistica in ingegneria informatica. Triennale magistrale. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, molto. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Sì. Aiuta la gente a essere meno penetrata? Sì, a non mettere le password sui post-it. Ti basta per vivere a Milano? Allora, se vivere significa che anche a fronte di un budgeting dei più spinti significa avere un saving rate del 5-10%, sì. Se si ambisce a mettere da parte un po' di più, avere un piano un po' più serio, no. Quindi ci vivi bene, ma non ci diventi ricco? Bravo. Come avete visto, non sono tutti laureati, però comunque anche senza laurea alcuni hanno un ottimo lavoro. Questo perché ormai in tantissime professioni, specialmente quelle digitali, non è più necessaria, obbligatoria, una laurea. Il che non significa che non dovete formarvi. Anzi, se volete approfondire il mondo delle professioni digitali e capire come formarvi in questo ambito, con o senza laurea, andate in descrizione perché c'è appunto Start Impact, che unisce la qualità delle migliori business school ad un'offerta accessibile e flessibile. Potete fare progetti individuali su casi reali corretti da professionisti che lavorano anche in Google o in LinkedIn. Alla fine del master avrete accesso a career service e a simulazione di colloquio con esperti di risorse umane nel settore per trovare il lavoro migliore per voi. Inoltre Start Impact organizza visite in azienda, a febbraio sono state in Google, ed è disponibile la garanzia Money Back Under 30, cioè che se entro 6 mesi non trovate lavoro, venite rimborsati. La formazione è tutta online e senza vincoli di orario. Inoltre trovate diverse testimonianze sul loro canale YouTube e sul loro blog. O ancora meglio, ho fatto un sacco di video in collaborazione con loro, vi lascio anche quelli in descrizione, insieme a tutto il resto. Bene, andiamo avanti. Con chi siamo? Mario. RAL. Sui 50. Cosa fai?
ricerca e sviluppo in una multinazionale di telecomunicazioni che si chiama Cisco System. E azienda straniera. Abbiamo visto che le aziende americane in Italia pagano più delle aziende italiane di solito. Sì. Il tuo ruolo? Io sono un hardware engineer e faccio, diciamo, ricerca e sviluppo sulla fibra ottica. Cosa hai studiato? Ho studiato ingegneria fisica al Politecnico di Milano. Mi è servito perché è un ramo di fotonica che è abbastanza coerente, diciamo, con quello che faccio. Da quanto tempo fai questo lavoro? Sono più o meno 3 anni. Sei soddisfatto? Sì, sono soddisfatto e sono soddisfatto soprattutto dell'azienda, che è una realtà abbastanza grande e ti permette di crescere sotto tanti punti di vista. È abbastanza per vivere a Milano? Sì, è abbastanza. Secondo te il tuo lavoro ha un buon impatto sul mondo? Sì, decisamente, anche perché le telecomunicazioni oggi sono dappertutto e se stiamo facendo questo video è anche grazie alla mia azienda, diciamo. Con chi siamo? Matteo. RAL. 17-18.000. Di cosa ti occupi? Sono un receptionist in un hotel 4 stelle. Da quanto tempo è che fai questo lavoro? Un anno da stagista e adesso sono nell'anno d'apprendistato, 4° livello. Cosa hai studiato? Sono laureato poco fa in una laurea triennale in mediazione linguistica e culturale. Quello che hai studiato ti è stato utile nel lavoro? Sì, sei sempre a contatto con culture differenti, anzi per lo più utilizzo l'inglese alla fine, più che l'italiano. Ti basta per vivere a Milano? Io vivo comunque con i miei genitori ancora. Se dovessi vivere da solo farei molta molta fatica. Sei soddisfatto? Sì, al momento sì, allora contando che comunque appunto vivo ancora con i miei genitori non ho ancora aspettative altissime, tutto per far carriera, ecco. Quanti anni hai? Ne ho 23. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Sì, per entrare comunque in contatto anche con altre culture, sapere tutti i pensieri di tutte le persone sicuramente può avere un certo tipo di impatto. Con chi siamo? Carolina. RAL. 35-40K. Cosa fai? Project manager. Per che azienda o che settore? La mia azienda è una società di consulenza informatica, però io faccio comunicazione e marketing. Da quanti anni fai questo lavoro? 6 anni che sono in azienda, ho iniziato 6 anni fa. Cosa hai studiato? International business. Quello che hai studiato è inerente al tuo lavoro? Abbastanza in linea, diciamo. Sei soddisfatta del tuo lavoro? Mediamente. Cosa vorresti cambiare? Vorrei sicuramente crescere di più, però nel dipartimento in cui sono è un po' difficile. È abbastanza per vivere a Milano il tuo stipendio? Se vivi in una casa in condivisione magari sì, per vivere da sola non credo. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Non salviamo vite, quindi diciamo che ni. Con chi siamo? Con Daniel. RAL. 35-36 K+, siamo lì. Cosa fai? Sales. Per che settore o azienda? Un'azienda che si occupa della raccolta, del riciclo e del recupero degli imballaggi in plastica. Quindi vendi alle altre aziende? Sostanzialmente sì, un B2B nel settore ambientale, è un consorzio, ecco. Da quanti anni fai questo lavoro? Siamo intorno ai 3.5. Cosa hai studiato? Marketing per le imprese e le organizzazioni alla magistrale, dopodiché un master in gestione delle risorse energetiche. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, del mio lavoro sono soddisfatto, assolutamente. È abbastanza per vivere a Milano? Per vivere in centro, per pensare una famiglia, magari no, però per vivacchiare, sì. Pensi che quello che fai abbia un buon impatto nel mondo? Assolutamente sì, nel senso che credo che ridare nuova vita a quello che gli italiani vedono come un rifiuto a livello di imballaggio in plastica sia utile a livello sociale. Con chi siamo? Alessandro. RAL. 11.000 circa, sono in stage. Per quale azienda o settore? Una multinazionale che produce e distribuisce beni di largo consumo. Di cosa ti occupi? Io marketing. La seniority quindi non esiste, sei in stage? Qualche mese, ho iniziato a lavorare qualche mese fa subito dopo aver finito gli studi. Cosa hai studiato? Ho fatto triennale e comunicazione e società, poi ho fatto un master in marketing management e subito dopo ho iniziato a lavorare. Sei soddisfatto di questo stage? Sono molto soddisfatto perché mi permette di esplorare tutti i vari aspetti del marketing, mi lasciano abbastanza libertà e penso che un giorno mi tornerà utile. Pensi che verrai assunto? Lo spero, se state guardando questo video assumetemi, lo spero. Alla grande. Mi riesci a vivere a Milano? Io vivo con i miei genitori, dovessi vivere da solo ovviamente con lo stipendio di uno stage non penso sia possibile. Pensi avere un buon impatto sul mondo? Un impatto sicuramente, perché il marketing deve avere un impatto sulle persone. Un buon impatto non lo so, ma la mia azienda è molto attenta alla sostenibilità, quindi direi abbastanza. Con chi siamo? Franco. RAL. 30K. Di che ti occupi? Lavoro nella sicurezza informatica in consulenza attualmente. Quindi settore consulenza, ma tu ti occupi di cyber security. Sì. Da quanto tempo è che lo fai? Quasi 3 anni. Cosa hai studiato? Ho fatto la triennale di sicurezza informatica. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Tutto sommato sì, ma so che in sicurezza informatica gli stipendi sono anche più alti. Esatto. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto sul mondo? Beh, direi di sì. Ti basta per vivere a Milano? Sì, riesco a fare, divertendomi molto, sperperando abbastanza, sì, riesco a fare. Con chi siamo? Mario. RAL. 600 al mese, sono in stage. Saremo sugli 11 lordi probabilmente. Di cosa ti occupi? Lavoro in una società di consulenza finanziaria in ambito M&A. E il tuo ruolo qual è? Analista finanziario. Vabbè, la seniority di nuovo, non hai fatto altri stage prima? No, questo è il primo stage, esatto, sì. Hai appena finito di studiare? In realtà mi devo laureare a settembre. In cosa? In finanza alla Cattolica. Sei soddisfatto di questo stage? È una buona posizione, mi sta facendo imparare molto, però è una società un po' piccola, ho conosciuto poche persone, forse volevo fare più esperienza. Fare più esperienza da questo punto di vista anche, sì. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Penso di sì. Ti basta per vivere a Milano? No, per niente, mi devono aiutare i miei genitori, ovviamente.
Con chi siamo? Matteo. RAL 28.000. Cosa fai? Io ho iniziato a fare il consulente informatico in Capgemini, poi adesso passo a fare il consulente di innovazione da gennaio. Prima lavoravi? Prima ho fatto uno stage al CNR di Bologna, il Centro Nazionale delle Ricerche, e prima studiavo triennale. Cosa hai studiato? Ingegneria fisica a Venezia. Quello che hai studiato è inerente a quello che stai facendo di lavoro? Più o meno, considera che avevamo un corso di machine learning. Io l'ho fatto proprio quando è uscito ChatGPT, allora ho detto quella sarebbe stata la mia carriera. Come hai imparato a programmare? Su Python a scuola, cioè all'università. Sei soddisfatto? Direi di sì, anche se penso che ci siano sempre opportunità per mettersi in gioco, soprattutto qua a Milano. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Allora, io penso che tutte le tecnologie più impattanti sono venute da startup, e quindi io facendo consulenza alle startup, sì. Ti basta per vivere a Milano il tuo stipendio? Sono risicato perché ho deciso di prendere una signor casa, quindi sono lì. Con chi siamo? Alberto. La tua RAL? 30 l'anno. In media. Cosa fai? Faccio montaggio video e editing grafico. Per te, tra l'altro. In che settore? Infotainment, YouTube. Per i youtuber? Sì, per gli youtuber, sì. C'è finta di non conoscerlo, in realtà. Mai visto prima. Facciamo i video insieme. Da quanti anni è che fai questo lavoro? Quasi 3 anni. Non so, io quello sottopago comunque, facciamo poche cose insieme. No, sì. Prima che facevi? Prima facevo grafiche statiche. E cosa hai studiato? Allora, io ho una laurea in design della comunicazione. Quello che hai studiato ti sta aiutando nel lavoro? Beh, sì, sì. Sei soddisfatto del tuo lavoro? È un lavoro che mi piace, però ci sono delle cose che cambierei altrettanto volentieri. Cosa cambieresti? Vorrei gestire un po' meglio il mio tempo e soprattutto avrei più tempo per gestire i miei progetti personali. Ti basta per vivere a Milano il tuo stipendio? Mi basta perché la casa è mia, se no non mi basterebbe. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Tendenzialmente sì, a livello sociale sicuramente. Dipende per quale youtuber fai video. È vero anche questo. Con chi siamo? Riccardo. RAL 45, l'anno scorso. Ok, quindi fatturi 45. Sì. E lavori per una sola azienda o in generale? Più aziende. Di cosa ti occupi? Hard Reaction. Che settore? Startup molto spesso, travel e anche fashion a volte. Da quanti anni è che fai Hard Reaction freelance? Sono 5 anni. Che vuol dire fare Hard Reaction? Cioè di preciso cosa fai durante il giorno? Mi assicuro che l'identità del brand venga espressa in maniera coerente in tutti quanti gli asset visivi. Dimmi un branding che hai fatto che spacca. Quello di Sivola. Cosa hai studiato? Ho studiato prima sociologia in triennale e poi web marketing. Quello che hai studiato è inerente al tuo lavoro attuale? Sì, paradossalmente molto più sociologia che il web marketing. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, molto. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Lo sto ponendo nell'ultimo anno come problema e sto cercando di fare in modo che abbia un buon impatto, che la comunicazione sia quanto più etica possibile. Ci campi a Milano? Sì, se hai famiglia no. Sei parte della forfettaria? Sì. Con chi siamo? Con Francesco. RAL? Torno ai 35-42. Di cosa ti occupi? Consulenza manageriale, quindi mi occupo per lo più di attività di project e program management. Il tuo ruolo preciso cosa fai? Praticamente aiuto le aziende nel gestire progetti complessi, internazionali e non, quindi mi occupo di pianificare, gestire risorse, gestire anche le attività. E lo fai da 2 anni, hai detto? Sì, quasi 2 anni. Cosa hai studiato? Ho studiato ingegneria gestionale. È inerente quello che hai studiato al tuo lavoro attuale? Tendenzialmente ti direi di sì, anche se il lavoro della consulenza è un lavoro un po' dinamico che spazia tra l'economia e l'ingegneria. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Tutto sommato sì. Sono ancora, credo di essere ancora all'inizio, quindi dovrò fare ancora un po' di gavetta, però. Vuoi crescere? Esatto. Credo però dici la... tutto sommato, essendo ancora junior, 2 anni. Esatto, essendo ancora una figura un po' junior, credo che ci sono tante strade aperte e che posso ancora fare tanto. Ti basta per vivere a Milano? È una difficile domanda, però per fortuna convivo con la mia ragazza, quindi riesco a gestire, dividere le spese, quindi ti direi di sì. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo il tuo lavoro? Tendenzialmente sì. Con chi siamo? Luca Matteo, tutto attaccato, mi raccomando, Innocenzi. Fatturato dello scorso anno? Lo scorso anno 45 netti. Di cosa ti occupi? Sono attualmente manager, tra l'altro qua vicino, della più grande agenzia di generale in Italia. E quanto tempo è che fai questo lavoro comunque in questo settore? Quasi 3 anni. Cosa hai studiato? Economia. Ti ha aiutato nel tuo lavoro comunque inerente a quello che fai? Sì, molto. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, molto, attualmente molto. Ci riesci a vivere a Milano? Sì. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Sì, anche. Con chi siamo? Lorenzo. RAL. 35.000 circa. Di cosa ti occupi? Faccio lo sviluppatore software. Settore? Assicurativo. Da quanto tempo che fai questo lavoro? In questa azienda da un mesetto, però in generale da circa 3 anni faccio lo sviluppatore. Cosa hai studiato? Ho studiato programmazione, non ho fatto una laurea ma un corso, un ITS di specializzazione. Quanti anni hai? Sono del 2024. Sei soddisfatto? Per ora sì, a livello economico so che posso crescere molto anche nei prossimi anni, però il lavoro mi piace, lavoro da casa o da dove voglio, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto per ora. Sei giovane, quindi va bene, però dici nei prossimi anni deve crescere lo stipendio. Sì, e sto pensando anche di andare verso l'estero, quindi spero di avere un bel salto. È là per forza, chiaro. Ti basta per vivere a Milano? Sì, decisamente. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Allora, per chi usa il software su cui lavoro, sì, in generale nel mondo non troppo. Non lo so. Con chi siamo? Francesco. RAL. Se mi va bene, tra i 70 e gli 80. Non sei assunto, hai fatturato? Partita IVA. Di cosa ti occupi? Sono un farmacista freelance. Lavoro per delle catene farmaceutiche di Milano, tra cui la più importante in Italia e un'altra che è qui proprio
proprio milanese. Da quanti anni lo fai? 2 anni e mezzo ora. Cosa hai studiato? Farmacia. Sei soddisfatto? Ora sì, parecchio, perché ora è molto più dinamico, non è più quel lavoro magari piatto da dipendente che... Ecco, tu prima. Che l'hai fatti entrambi, dimmi un po' le differenze. Primo anno ho fatto in una privata, poi sono andato in una catena e poi mi sono fatto libero professionista. Primo anno privata, un po' così, molto piatto, sfacchinata veramente grossa. RAL? 26. Beh, quindi hai fatto un salto pindarico proprio. Sì, sì. Con chi siamo? Con Maya. RAL? 20.000. Di cosa ti occupi? Di ingegneria edile e architettura. Il tuo ruolo? Sono entrata come civil engineering, ma adesso sto facendo interior. Sei assunta, non sei partita IVA? No, sono a partita IVA. Seniority, da quanto è che lo fai? Ho iniziato da 3 settimane. Ecco perché è bassa, infatti. Cosa hai studiato? Ingegneria edile e architettura. Quando hai finito di studiare? Poco fa, immagino. Sì, mi sono laureata a ottobre. Sei soddisfatta di questo tuo primo incarico lavorativo? Sì, perché è un ambiente molto stimolante e ci sono tantissimi ambiti che ho affrontato durante gli studi che non me ne occupo io personalmente, ma posso... Li vedi? Esatto. E vuoi crescere, immagino? Beh, sì. Lavori full time adesso? Sì, 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 sì. Ti basta per vivere a Milano? Lo scoprirò. Al momento mi sono appoggiata a amici di famiglia per poi vedere con l'organizzazione come procedere, insomma. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Beh, sì. È il mondo in cui viviamo che andiamo a progettare, quindi... Top. Con chi siamo? Giada. RAL. Intorno ai 30.000. Di cosa ti occupi? Io sono CRM specialist. CRM, quindi gestisci i clienti? Allora, in particolare gestisco le comunicazioni dei miei clienti. Settore? Fintech. Da quanto tempo è che lavori in generale? In generale 2 anni. Cosa hai studiato? Ho studiato comunicazione d'impresa. Ti sta aiutando nel tuo lavoro? Più o meno. Ho imparato più sul campo facendo. CRM è una cosa super tecnica. Sei soddisfatta del tuo lavoro? Sì, molto. Mi permette di crescere molto, sperimentare tutti i giorni cose nuove. Ti basta per vivere qua a Milano? Al momento sì. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Aiutare le fintech a trovare clienti nuovi? Ah, sicuramente sì. Per me sì. Con chi siamo? Con Adriano. RAL. Tra i 32 e i 35. Di cosa ti occupi? Sono Scrum Master in una società di consulenza IT. Cos'è uno Scrum Master? Nell'ambito dei progetti Agile è una figura che gestisce il team quando viene utilizzato l'Agile. Da quanto tempo è che fai questo lavoro? Circa 3 anni. Cosa hai studiato? Allora, ho studiato economia e management a Roma e poi ho fatto un master in product manager. Ti sta servendo per questo lavoro? Il master sì. Sei soddisfatto di questo lavoro? Sì, al momento sì. Ti senti giustamente ricompensato? Nì, però diciamo che non mi posso lamentare. Ti basta per vivere qua a Milano? Sì, senza strafare. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Nel mondo è difficile dirlo, perché essendo consulente dipende poi sempre da quello che fa il cliente. Dipende da chi fa la consulenza. Esatto. Magari fai una persona cattivissima. Però forse nel team, se fatto bene, se fatto con i giusti crismi, le persone che sono all'interno del team sicuramente ne giovano. Con chi siamo? Con Manuel. RAL. RAL circa 15-20.000. Cosa fai? Faccio il venditore al dettaglio. Quindi parti da IVA? No, faccio per un negozio di vestiti. Full time o part time? A chiamata. Lavoro quando c'è l'occasione. Da quanto tempo che lo fai? Da circa un annetto. Prima studiavi? Sto studiando tuttora. Cosa studi? Faccio comunicazione a Bergamo. Sei soddisfatto di questo impiego? Sì, perché mi piace soprattutto il team con cui sto lavorando e anche avere contatto con i clienti. Cioè, è una persona molto estroversa in generale, comunque... Diciamo, essendo che stai ancora studiando, è un'ottima soluzione. Assolutamente sì, perché essendo studente universitario comunque è un buon passatempo in generale, sì. E ti aiuta per vivere a Milano questo stipendio? Allora, tuttora vivo a Monza. Per vivere a Monza, sì. Ah, riesci a vivere a Monza col tuo stipendio? Sì, perché fortunatamente la casa non è in affitto, è nemmeno in mutuo dei miei genitori, quindi comunque... Top. Esatto, assolutamente. Ringrazio i miei genitori, ovviamente. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Penso di sì. Il contatto con le persone, secondo me, fa del buono in generale. Con chi siamo? Rossella. RAL. 28.000. Cosa fai? Sono una data scientist e lavoro in un'azienda di consulenza italiana. Quindi settore consulenza di che tipo? Informatica. Cosa hai studiato? Ho studiato data science magistrale. Da quanto fai questo mestiere? Da 1 anno, ho iniziato come tesista stagista e poi da 6 mesi sono stata assunta come data scientist. Sei soddisfatta di questo primo impiego? Sì, un sacco. Ti basta per vivere a Milano? Sì, però vivo con i miei, quindi non ho una spesa di affitto, ad esempio, mensile. Si sta, dice, il primo anno di lavoro, piuttosto che spendere tutto, metto un po' da parte, poi si vede. Esatto, esatto. E fra l'altro sono in full smart working, quindi ho anche spese male ammortizzate da quel punto di vista. Non è trasporti. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Sì, anche se è una questione un po' controversa per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Con chi siamo? Kevin Capano. RAL. 29-30. Di cosa ti occupi? Sono data engineer, quindi sviluppo software per data warehouse. Quindi mondo dati, diciamo. Mondo il settore? Finance. Da quanto tempo è che fai questo lavoro? 1 anno. Cosa hai studiato? Data science, in bicocca. Basta per vivere a Milano? No. Non ci campi? No, a Milano centro no. Tu vivi a Milano centro? Poco in periferia, però sì. Sei soddisfatto? Sì, come primo impiego devo dire di sì. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Sì, in ambito finance sì, perché alla fine gli
istituti finanziari lavorano con Data Warehouse, è necessario per loro. Bene, ricapitolando, al termine di questi due incontri ho intervistato 34 ragazzi, di cui 7 in partita IVA e il resto assunti, alcuni in stage in realtà. Lo stipendio lordo medio, considerando anche le partite IVA, è di 30.000 euro, che è anche la risposta più comune che ho ottenuto dai ragazzi. E se guardiamo gli anni di esperienza, la maggior parte hanno risposto 1, 2 e qualcuno 3 anni. Pochissimi invece quelli che lavorano da meno di un anno o quelli che lavorano da più di 3 anni. E infatti vediamo che le medie tornano. Più o meno a Milano in questi settori, un ragazzo che lavora da 1, 2 anni, quindi un junior, più o meno prende 30.000 euro di RAL, che sono 1.700 al mese, un po' di meno, un po' di più. 1.800 in realtà, avevo detto. Se ordiniamo gli stipendi dal più alto al più basso, vediamo che in cima c'è Simone, cioè con la sua SRL, in realtà ho messo il fatturato della sua SRL che è 300.000 euro e passa. In realtà il suo stipendio che si autodà è minore, ma ho voluto segnare, diciamo, il fatturato della sua azienda. E lui infatti è l'unico che risulta come imprenditore. Subito dopo abbiamo Francesco, sempre a partita IVA, con ben 75.000 euro di fatturato. Di professione, farmacista freelancer. Professione non digitale, tra l'altro. Dopo abbiamo Mario, ingegnere nelle telecomunicazioni, con 50.000 euro di RAL. E sempre con 50.000 euro lordi abbiamo Kierson, sviluppatore front-end per un motore di ricerca e 7 anni di esperienza. Dopodiché abbiamo 45.000 di RAL, 45.000, 40, 40, 38 e poi tutti quanti, intorno ai 30. Mentre gli ultimi, gli stage, cioè le persone che lavorano da meno di un anno, tutte intorno ai 18.000, quindi 1.000 euro al mese, difatti. Per quanto riguarda i settori, più o meno gli stessi della scorsa volta. Consulenza, finanza, telecomunicazioni, tech e poi qualcos'altro, tipo appunto farmacia, consulenza legale e poco altro. Questa volta ho beccato veramente poche persone senior, la maggior parte delle persone che intervistavano lavoravano da 1, 2, 3 anni e solamente 3 persone lavoravano da più di 5 anni. Per quanto riguarda il livello di istruzione erano quasi tutti laureati, uno sviluppatore software aveva fatto un ITS più un corso, diciamo, professionalizzante. Simone, cioè, come me, è un imprenditore ma ha la ha fatto la scuola superiore e non ha fatto l'università. In tanti invece avevano anche la... Ah no, due ragazzi hanno fatto il diploma e poi il corso di formazione. E dopodiché laureati divisi tra triennale e magistrale o master. La maggior parte delle persone si sono dette soddisfatte, qualcuno, diciamo, con qualcosa da ridire, sempre comunque soddisfatte rispetto al loro ruolo, rispetto alla loro seniority. Quindi tutti con l'aspettativa di crescere chiaramente negli anni. A differenza della scorsa volta dove nessuno mi diceva che riusciva a vivere a Milano, questa volta quasi tutti mi hanno risposto che sì, tendenzialmente riescono a vivere a Milano, quasi nessuno in maniera completamente agiata, spende spande e vive da solo. E poi l'ultima domanda, quasi tutti hanno detto di avere più o meno un buon impatto sul mondo. Sono stati onesti, qualcuno ha detto dipende, qualcuno ci prova, però tendenzialmente pensano di sì. Magari per il prossimo video vorrei concentrarmi su alcune singole professioni, magari quelle non digitali, oppure su un livello di seniority più alto, quindi solo persone che lavorano già da 5 anni in poi, in modo da capire un po' le differenze. Oppure potrei anche cambiare città o parte d'Italia per vedere un po' quali sono le differenze. Fatemi sapere quale preferireste nei commenti. Ringrazio ancora Start Impact per avermi supportato nella realizzazione di questo video. Se volete scoprire quali sono le professioni digitali più richieste, andate in descrizione, perché troverete un report fatto da Start Impact e potete fare anche 7 giorni di prova gratuita. Per cui andate in descrizione e iscrivetevi al canale per i prossimi video. Ciao!